Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace, Beato Angelo da Furci. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia, Maria Regina della Famiglia. Beato Angelo da Furci. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace, Beato Angelo da Furci. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù nella capanna di Betlemme.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, Beato Angelo da Furci. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù Bambino al Tempio. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori.
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta al cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Madre del Buon Consiglio, beato angelo da Furci. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori nel Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo Divinitissimo Sacramento, Beato Angelo da Furci. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esseri figli di Eva, a te sospiriamo, gemente e piangente in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre Celeste, che sei Dio, Figlio Redentore del mondo, che sei Dio, Spirito Santo, che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio,
Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Grazia Divina, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempervergine, Madre Senza Colpa, Madre Amabile, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine Prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di ogni lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, modello di santità, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tempio di gloria, modello di vera pietà, rosa mistica, gloria della stirpe di Davide, splendore di grazia, arca della nuova alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza il peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della pace, regina della famiglia, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Signore Dio, concedi a noi tuoi servi una continua salute del corpo e dello spirito, e per l'intercessione glorioso di Maria Sempervergine, liberaci dai mali della vita presente e donaci il gaudio dei beni eterni, per Cristo nostro Signore. Secondo le intenzioni del Santo Padre, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ci benedica la Vergine Maria, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Entriamo nella domenica, che è la 28ª domenica del tempo ordinario. Apriamo il nostro cuore all'ascolto della parola che il Signore ci offre, ci dona, e celebriamo questa Eucaristia oggi nel ricordo, nella contemplazione della figura di un nostro fratello nella fede, conterraneo, il beato Angelo da Furci. Ringraziamo la presenza del coro Voci del Vastese. Ecco, perché del Vastese? Perché sono più voci di più cori messi insieme e non poteva esserci definizione più adatta e occasione migliore di questa, ecco, per avere e godere del servizio di questo coro. Ecco che rappresenta un po', ecco, l'espressione dell'espressione, ecco, della nostra fede, del nostro impegno di questo territorio, ecco, in onore e in questa messa in onore del Beato Angelo, nostro conterraneo del Vastese. Bene, mettendo insieme questi sentimenti, questi atteggiamenti, mettiamoci davanti al Signore in umiltà, chiediamo perdono per i nostri peccati, chiediamo al Signore di liberare la nostra mente e il nostro cuore da ciò che ostacola l'incontro con Lui e tra di noi. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,
che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo e ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Ci preceda e ci accompagni sempre la Tua grazia, o Signore, perché sorretti dal Tuo paterno aiuto, non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Libro della Sapienza. Pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne in me lo spirito di sapienza. La preferì a scettri e a troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto, non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia e come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento. L'ho amata più della salute e della bellezza. Ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni. Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Parola di Dio. Saziaci, Signore, con il Tuo amore. Gioiremo per sempre. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei Tuoi servi. Saziaci al mattino con il Tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti, per gli anni in cui abbiamo visto il male. Si manifesta ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli. Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda. Dalla lettera agli Ebrei. La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra
fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli rispose: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. Vieni e seguimi». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva, infatti, molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?» Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madre e figli e campi insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà». Parola del Signore. Una persona va da Gesù e gli chiede: «Signore, che cosa devo fare per avere la vita eterna?»
Che cos'è la vita eterna? Quando noi pensiamo alla vita eterna e nominiamo la vita eterna, pensiamo immediatamente alla vita oltre la morte. E anche quella, la vita al di là della morte, ma la vita eterna è la vita nell'eterno, è la vita in Dio, è la vita in comunione con Dio, ed è la vita che ci fa felici. Signore, che cosa devo fare per vivere in comunione con Dio? E che cosa devo fare per essere felice? E Gesù risponde, citandogli i comandamenti essenziali: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Quest'uomo gli risponde, Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Bene, se allora la vita nell'Eterno noi la raggiungiamo osservando i comandamenti, vivendo i comandamenti e vivendo alla luce della parola di Dio, perché quest'uomo lo ha fatto? Perché non è felice ancora? Forse anche noi spesso ci troviamo nelle stesse condizioni. Osserviamo i comandamenti. Perché non sono felice? Perché non ho la vita nell'Eterno, in comunione con Dio? Perché? Ed ecco che il Signore invita a fare questa considerazione e ci invita ad uno sbilanciamento. E cioè, il Signore mi chiede una compromissione della mia vita per Lui. Perché io posso osservare i comandamenti, ma mi affido totalmente a Dio? Oppure mi riservo qualcosa che comunque mi dà sicurezza? Sì, mi devo affidare a Dio, però devo mettermi qualcosa da parte per stare sicuro. Mi affido totalmente a Dio, ma comunque devo avere un lavoro sicuro. Mi affido totalmente a Dio, ma devo avere la salute. Mi affido totalmente a Dio, ma devo vedere io che cosa fare. Tutte cose giuste. Ma Gesù ci sta dicendo, quello che tu hai, mettilo a servizio per gli altri e per le cose di Dio. C'è quell'espressione che tante volte ci ripetiamo: vivo per lavorare o lavoro per vivere? E io rischio di vivere per fare carriera. Vivo per realizzarmi. Allora ecco che questo atteggiamento è quell'atteggiamento che riserva, mi mette quella riserva che non mi fa affidare totalmente a Dio. E il Signore invece mi sta chiedendo questo: usa invece la tua carriera per servire i fratelli e servire Dio. La tua carriera è per te o per servire la tua famiglia, per far star bene gli altri? È sottile il passaggio, ma è essenziale. Vivo per lavorare o lavoro per vivere? Il Signore mi sta dicendo di lavorare per vivere. Usare,
servirmi di quello che ho per far star bene chi il Signore mi ha donato, per lodare Dio. Quest'uomo se ne va via triste perché aveva molti beni. Quest'uomo probabilmente sì, aveva osservato i comandamenti, ma stava vivendo per accumulare quei beni. E se ne va via triste. E così il Signore proclama quell'espressione proverbiale: è più facile che un cammello entri per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. E alcuni studiosi considerano e dicono che la cruna del lago è la porta piccola della città. Nelle città fortificate c'erano le porte grandi di accesso che la sera si chiudevano, e poi c'era la porta piccola che noi chiamiamo la cavuta. Nelle nostre città a Vasto ci sta la zona della cavuta e la cruna del lago era la porta piccola. E se ci fate caso, anche nei nostri piccoli centri, negli altri centri che erano tutti centri fortificati, c'è una zona della città che si chiama la cavuta. In quella porta piccola il cammello poteva entrare solo in ginocchio. Vediamo queste immagini di cammelli che camminano in ginocchio e senza mercanzia. E quindi la mercanzia la dovevano lasciare fuori. E allora il Signore ci sta dicendo questo: per entrare in comunione con Dio, ecco, noi possiamo fare questo solo se ci liberiamo del superfluo, solo se ci liberiamo della zavorra. E non viviamo per la zavorra, ma usiamo la zavorra per vivere. Facciamo tesoro di questa parola e veramente riscopriamo l'essenziale della nostra vita, perché il Signore vuole farci felici, vuole che la nostra vita sia una vita nell'eterno, in comunione con Dio. Dopo questa messa ascolteremo una relazione sul Beato Angelo da Furci e lì ci renderemo conto come questo fratello, e fratello nella fede, nella sua vita, è stato capace eroicamente di abbandonare la zavorra e offrirsi e donarsi totalmente a Dio e agli altri. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose possibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, illuminati dalla parola di Dio ascoltata, facciamoci voce di tutta la Chiesa e del mondo intero, rivolgendoci con fiducia al Padre che sempre ci ascolta. Preghiamo insieme e diciamo: Padre della vita, ascoltaci. Per la Chiesa, perché, docile alla grazia dello Spirito Santo, annunci con coraggio al mondo la parola liberante del Vangelo, preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per i legislatori, perché, ispirati dalla sapienza divina, facciano leggi giuste per promuovere il bene comune, soprattutto a favore dei più poveri, preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per i giovani, perché si riscoprano discepoli missionari nel loro ambiente di vita, diffondendo il buon profumo di Cristo, preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per la nostra comunità, perché sia strumento nelle mani di Dio, schierandosi dalla parte dei più bisognosi, con i quali Gesù si è identificato, preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Ti preghiamo, Signore, per i nostri cari defunti. Ti preghiamo per il nostro fratello Giuseppe. Ti preghiamo per il nostro fratello Florideo. Ti preghiamo per la nostra sorella Rosa. Ti preghiamo per il nostro fratello Liberatore. Concedi la pace eterna nella tua casa, preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. O Padre che esaudisci le nostre preghiere, al di là di ogni merito e desiderio, porta a compimento ciò che hai iniziato in noi e rendici Vangelo vivo per gli uomini e le donne del nostro tempo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli, insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto eccetto il peccato la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo esultanti l'inno della tua lode. Santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati, Padre, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvo. Thank you.
Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre, l'infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, avviso che man mano stanno riniziando le attività della parrocchia e giovedì prossimo, ecco, il gruppo di Azione Cattolica Adulti si ritroverà alle ore 16. Così il gruppo dei giovanissimi di Azione Cattolica mercoledì alle ore 20. E così, dopo la benedizione, ecco, vi invito caldamente, sinceramente, a rimanere per ascoltare la relazione del professor Nunzio Mezzanotte. E il professor Mezzanotte ha fatto la ricerca di dottorato su un manoscritto del Beato Angelo, il commento alla Passione del Vangelo di Matteo. Veramente una relazione, quella che lui terrà, bellissima, importantissima e soprattutto vissuta. E qui vediamo come il Beato Angelo e chi ha lavorato per lui, ecco, ha messo la propria cultura, non è stata fine a se stessa, ma la propria cultura è stata messa a beneficio, ecco, dei fratelli e a lode di Dio. E quindi, ecco, questa relazione, vi invito a rimanere per ascoltare questa bellissima e importante relazione. Ancora grazie al coro delle voci del Vastese, che non si impegnano giusto per fare musica, per farsi dire bravi, ma che mettono a servizio nostro, ecco, il loro impegno e il loro studio. Grazie di questo, e vi invitiamo anche per le prossime volte. Vi abbiamo collaudato. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Thank you.
Buonasera a tutti. Allora io vorrei ringraziare in primis Don Gianfranco per avermi dato la possibilità di essere qui a parlare ancora una volta di Angelo da Furci, del Beato Angelo da Furci. Poi ringrazio anche Vincenzina Cunicella che ha voluto ancora una volta che io venissi qui. Ma principalmente dovrei ringraziare tutti quanti voi che se siete qui è perché siete devoti di Angelo da Furci, del Beato Angelo. È vero, Don Gianfranco ha detto ho lavorato sul Beato Angelo in un percorso che mi ha portato a conseguire un dottorato di ricerca, ho pubblicato diversi articoli e saggi su riviste scientifiche, ma sia i titoli che le riviste, i titoli di pubblicazione, non hanno nessun valore quando la conoscenza è fine a se stessa, perché il tempo passa e tu puoi avere anche 15 titoli, ma tutto poi viene perso nel tempo. La conoscenza è uno strumento che deve essere condiviso. La conoscenza deve essere condivisa con tutti. E forse questo è stato lo spirito non soltanto di Angelo da Furci, ma di tanti altri uomini che hanno scelto di essere al servizio di Dio. Ma chi era Angelo da Furci? È giusto che molti siano devoti ad Angelo da Furci, è una devozione popolare, la devozione popolare è importante, a volte anche una devozione campanellistica, anche quella a volte può essere importante, ma non avrebbe senso se la testimonianza e la vita di quest'uomo non fosse stato in un progetto molto più grande che quello di Dio. Chi era Angelo da Furci? Perché io non l'ho conosciuto, parliamo di un personaggio vissuto 700-800 anni fa. Quali sono le fonti che parlano di Angelo da Furci? Noi sappiamo che lui è nato nel 1246, anche qui ci sono alcune teorie che vogliono il 1256, ma comunque poco importa, e muore nel 1327. Ma tra la nascita al mondo e la nascita al cielo ci sono anni di testimonianza. Poco dopo la sua morte, avvenuta nel 1327 a Napoli, c'è un monaco agostiniano di cui noi non conosciamo il nome, perché a quel tempo, nel Medioevo, quando si scrivevano i libri, non sempre si autografavano, quindi ci mettevano il nome dell'autore. Infatti, questo monaco agostiniano viene chiamato Anonimo Fiorentino. È lui che nel 1329, due anni dopo, la morte di Angelo, scrive una storia dell'ordine degli Agostiniani. L'ordine degli Agostiniani era un ordine nuovo, era nato nel 1256. Dall'unione di tante esperienze monastiche e religiose legate a Sant'Agostino. E lui scrive la prima opera. E tra i personaggi illustri e santi dell'ordine degli Agostiniani, lui inserisce un certo Angelo da Furci, che è stato a Napoli, è morto a Napoli. Qualche anno più tardi, Enrico di Frimer, stavolta abbiamo il nome, un tedesco, nomina ancora Angelo da Furci come eccellentissimo teologo e grande predicatore. E più tardi ancora altri autori, soprattutto i primi due hanno avuto modo di essere coevi al Beato Angelo, o meglio ad Angelo da Furci. Io lo chiamerò ogni tanto Beato, ma lui diventa Beato nel 1888, però nel Medioevo c'era un'altra visione, era un altro tipo di, anche a livello giuridico, però lui era considerato beato, santo già, era considerato un uomo
in fama di santità per tutto il 300. Nel 400 alcune fonti iniziano a dire che lui è stato tra gli scrittori agostiniani, però noi non abbiamo delle vere e proprie biografie di Angelo da Furci nel 300, nel 400. Però noi sappiamo che c'è un culto legato ad Angelo da Furci. Perché? Perché all'inizio del 1500, nel 1519 per l'esattezza, Angelo da Furci è annoverato tra i compatroni della città di Napoli, insieme a San Gennaro naturalmente e ad altri 200 santi e beati. A quel tempo c'era un'altra concezione anche della fede, anche tanti santi proteggevano una comunità, però questo significa che Angelo era legato a un culto, vi era un culto in onore di Angelo da Furci nella città di Napoli. È in quel periodo che a Furci, nella vicina Furci, nell'entroterra pastese, arrivano le prime reliquie di Angelo. Poi, sul finire del 500, in Olanda, un certo Herbert Weyden ha in mente di fare un'opera, un lavoro mastodontico, cioè vuole riunire in una serie di volumi tutte le biografie, le vite dei santi della cristianità occidentale. Un lavoro grande, considerando che a quel tempo non c'era il computer, non c'erano le mail, non c'erano i gruppi WhatsApp. Quest'uomo vuole fare questo lavoro. E allora gli dice il cardinale di riferimento, tale Roberto Bellarmino, ma tu vuoi vivere per 200 anni? E infatti questa persona inizia a progettare, ma non lo può completare. E il suo lavoro sarà portato avanti da un certo Jean Bollin. Ma tanto Jean Bollin ha gli stessi problemi. Non c'è internet, non ci sono i gruppi WhatsApp. Come si fa a raccogliere le vite dei santi? E non era semplice. E allora inizia tutto un giro di lettere che lui scrive ai suoi collaboratori, che vengono chiamati bollandisti. Lui si chiama Jean Bollin, quindi bollandisti, i collaboratori di Jean Bollin. E loro iniziano a scrivere lettere in tutti gli angoli dell'Europa per ricevere il materiale sui santi e i beati. A Napoli vi era un gesuita di nome Antonio Bertillo. Questo Antonio Bertillo, quindi siamo all'inizio del 600, invia una lettera e si sente meglio adesso? Adesso comincio a parlare della vita del Beato Angelo. Fino adesso era l'introduzione. E questa lettera porta anche una sintesi di un manoscritto custodito nel convento di Sant'Agostino alla Zecca a Napoli, perché Angelo morì a Sant'Agostino alla Zecca a Napoli, e c'è la vita del Beato Angelo. Ora, attenzione, siamo nel 600. E i bollandisti fanno uscire questa grande opera monumentale che si chiama Iacta Santorum, cioè gli atti dei santi, e sono una raccolta di mensile. Voi immaginate, tutti i mesi sono divisi in giorni, ovviamente ad ogni giorno corrisponde la vita di un santo, di un beato. Il 6 febbraio è la volta di Angelo da Furci. Però quando scrivono questi Iacta Santorum, da una parte i testi agiografici funzionano in questo modo: da una parte bisogna riportare la vita storica del personaggio, però dall'altra si inseriscono all'interno di queste biografie degli aneddoti che magari a noi ci sembrano strani, ma siccome sono delle letture edificanti, queste letture edificanti che devono insegnare, devono avere una simbologia, e magari il loro intento è proprio questo, quindi si mettono questi aneddoti per dare questo insegnamento. E allora, la biografia che cosa ci dice? Ci dice che tra 700-800 anni fa, negli anni 40 del 1200, vivevano a Furci una coppia di innamorati, Adalipto e Alpazia. Non vi dovete scandalizzare questi nomi,
erano nomi di origine longobarda, a quel tempo si utilizzavano. Ad Alippo e Alpazia erano due sposi, timorati di Dio, cristiani, ma non potevano avere la gioia di avere un figlio. Ed essi pregavano. E poi a un certo punto si misero in pellegrinaggio. Oggi nel 2021 è il periodo dei cammini, le persone si mettono a fare i cammini, cammini delle abbazie, dei monasteri, la via Francigena, tanti cammini, ma sono cammini, sono esperienze importanti, sono cammini anche turistici. A quel tempo invece c'erano i pellegrinaggi, ossia, anche oggi, per oggi ne andiamo in pullman, invece a quel tempo giorni e giorni, settimane, mesi di cammino per arrivare nei caposaldi della cristianità. E in quel periodo, negli anni 40, 50, nel 1200, le persone dove andavano in pellegrinaggio? Gerusalemme. Ci volevano anni, le persone facevano testamento per andare a Gerusalemme. Quindi immaginate che fede che vi era. Si andava a Santiago di Compostela, tuttora ci si va a piedi. Poi si andava a Roma, ovviamente, a Assisi, un caposaldo della cristianità di recente, perché Francesco d'Assisi muore nel 1228, siamo negli anni 40 e 1200, e poi San Michele Arcangelo, a Monte Sant'Angelo, che non dista molto da qui, da Vasto. Ad Alippo e Alpazia ovviamente vanno a San Michele Arcangelo, a piedi. Voi immaginate un pellegrinaggio a piedi in quegli anni, l'insicurezza lungo le strade, ma soprattutto mica c'erano gli hotel, gli ostelli, sì, qualcosa c'era, sì. Noi sappiamo che a Roma, certo, nelle grandi città, ma da Vasto o da Furci per arrivare a Monte Sant'Angelo non era così semplice per una coppia, ma d'altronde lo dimostra anche il Vangelo quando Giuseppe e Maria vanno a Betlemme, non si trova facilmente, il mondo non era cambiato in realtà in 1300 anni, quindi loro dovevano un po' arrangiarsi a dormire in qualche luogo riparato. E mentre andavano a fare questo viaggio, quindi immaginate che viaggi che erano, viaggi di fede sicuramente, a un certo punto loro si addormentano, sono nei paraggi di Monte Sant'Angelo, e mentre dormono, separatamente, ma lo stesso sogno, appare colui che essi cercavano, l'Arcangelo Michele in persona. E l'Arcangelo Michele, vedete, questo è un aneddoto simile alla vita di molti altri santi, ma in questo caso l'Arcangelo Michele dice: voi avrete a breve un figlio e questo figlio avrà un nome, si chiamerà Angelo. Detto questo, San Michele, scostandosi, presenta loro Sant'Agostino e continua: e un giorno, quando egli sarà maturo, seguirà le orme di Sant'Agostino. Si chiude così questa prima parte. Ripeto, è simile alla vita di molti altri santi, genitori che non riescono ad avere figli, poi invocano l'intervento di Dio, Dio interviene. Effettivamente, qualche giorno dopo, qualche mese dopo, nasce questo piccolo bambino, questo angelo, Angelo da Furci. Ma che cosa sappiamo dell'infanzia di Angelo? Niente. Le vite dei santi sono tutti quanti uguali, quando sono piccoli. Sono tutti santi. Sappiamo che Angelo vive in una famiglia di cristiani, di gente timorata di Dio, che insegnano loro i precetti della fede, che iniziano a annaffiare il germoglio della fede in questo bambino e gli insegnano pure a leggere e scrivere. Ma poi non sappiamo nient'altro. All'età di 14 anni, però, ad Alippo, il padre di Angelo, decide di inviare suo figlio dallo zio di Angelo, del piccolo. Non sappiamo se il fratello del padre o della madre, ma fatto sta che lo zio di Angelo si chiama Monte ed è l'abate del monastero benedettino di Cornaglano, che si trova a Fresa Grandinaria, non molto distante da qui, il che significa che la famiglia di Angelo non era poi così tanto povera, perché avevano un parente abate. A quel tempo non è che si diventava abati così, c'erano sicuramente
delle origini familiari abbastanza importanti. Angelo comunque va a Cornaclano per 5 anni. Voi immaginate, come se fossero le superiori sostanzialmente, a 14 anni, perché era l'età minima per entrare a quel tempo in monastero. Lui va a Cornaclano e studia l'arte della retorica, della logica, il latino, studia, quindi approfondisce i suoi studi. Di questo periodo noi abbiamo 2 aneddoti importanti che inizialmente vi faranno anche ridere, però sono importanti. Il primo, voi sapete che la regola benedettina dice ora et labora, prega e lavora, però in realtà sono una serie di regole, più di un centinaio di regole, che regolano la vita di un monaco, anche di un laico in realtà, nei rapporti interpersonali, come vivere la giornata, di giorno, di notte. Ora et labora, o preghi o lavori. E quindi anche Angelo deve seguire questa regola. Allora c'è un bellissimo aneddoto che vuole che ad Angelo è stato assegnato il compito di fare pulizie a questo ragazzo. Quindi prendere la scopa e pulire qualche ambiente del monastero. Dopo un po' di tempo non si hanno notizie di Angelo, un confratello va a vedere che sta succedendo, se sta lavorando oppure no, se ha finito di fare il suo compito oppure no. Quando si presenta dinanzi ad Angelo, questo confratello però vede che questo ragazzo è assorto nella preghiera, è in contemplazione, e fin qua ci siamo. Il problema è che la scopa procede il suo lavoro da sola, la scopa si muove da sola. Allora sicuramente molti di voi diranno, quella è una fortuna, che la scopa pulisce da sola. Effettivamente potrebbe far sorridere, ma chi scrive questa vita ci vuole dare un segnale. Angelo prega perché la preghiera è la cosa più importante che tende verso Dio. Quindi Angelo è questo ragazzo, quest'uomo che tende verso Dio. Il lavoro è secondario, però c'è lo stesso. Non è che non c'è, vedete, il biografo ce l'ha messo, quindi la scopa è perché muove da sola, ma quello è un modo per dire prima viene Dio, prima viene la contemplazione di Dio e dopo viene tutto il resto, che viene, ma è secondario, tornando al discorso di prima che ha fatto Don Gianfranco, cioè si lavora per vivere o si vive per lavorare, quindi il lavoro c'è. L'operatività nella vita c'è, ma prima c'è la preghiera. Ecco, vedete l'aneddoto? Prima abbiamo riso, però ora invece abbiamo riflettuto. Ecco perché la biografia di Angelo La Furci è una lettura edificante come tante altre. C'è un secondo aneddoto. Angelo ogni tanto tornava a casa dai genitori, andava a Furci, ma probabilmente ci dice la biografia che nell'ultimo suo viaggio, quindi quando abbandona dopo questi 5 anni, all'età di 18 anni, abbandona Cornaclano, Angelo torna a Furci dai genitori e magari chi è della zona sa benissimo che da Cornaclano per andare a Furci c'è una valle e in mezzo a quella valle passa un fiume, il fiume Treste. Mi è capitato a volte di soffermarmi lungo il fiume Treste quando esso è in piena, il fiume in piena. La piena di oggi non è come la piena ai tempi di Angelo, perché adesso il sistema di captazione sicuramente ha ridotto la forza di un fiume, magari anche i smottamenti geologici nel tempo hanno ridotto anche la sua capacità, ma comunque il fiume in Treste, in piena, oggi nel 2021, anche fa la sua figura. E che cosa è un fiume in piena? Quando il fiume Treste è in piena? Oppure il Sangro, i fiumi che sono nella zona? Innanzitutto il fiume in piena non è limpido, è sporco, perché dentro di sé, porta tutti i detriti che erano a monte. Quindi Angelo, quando si trova dinanzi a sé il fiume Treste, trova un fiume in piena, sporco, e che quella sporcizia e la forza di quel fiume rappresentano l'impetuosità della vita. Le zavorre della vita, ecco, vedete la simbologia, la fugacità della vita, perché il fiume è veloce, la vita scorre, tu non te ne accorgi delle cose importanti,
e poi a un certo punto arrivi al mare e lì ci si perde. Ma il biografo che dice? Angelo si avvicina al fiume e misteriosamente il fiume, dinanzi a questo uomo di Dio, si ferma e si crea un passaggio. È vero, è un po' come Mosè dinanzi al Mar Rosso. È vero, non è vero che è successo questo? Non lo sappiamo. Ma il significato è questo. Angelo è l'uomo di Dio, l'ancora di Dio. Dio ha fatto un progetto su di lui. Quindi quest'uomo che un po' in futuro sarà santo è una guida. Ecco, Angelo diventa una guida lungo la strada, anzi lungo il sentiero tortuoso che porta verso Dio. E dinanzi alle avversità, dinanzi all'impetuosità delle passioni, Angelo è un'ancora che ci aiuta a superare queste difficoltà. Vedete? Quindi Angelo attraversa il fiume Treste e arriva a Furci. Arrivato a Furci, non si capisce che succede. O meglio, si capisce. Angelo fa la sua vita, forse aiuta il padre. Il padre pare che dovrebbe essere un possidente terriero, comunque non sono ricchi ricchi, ma comunque hanno dei terreni. Ora, ad Alipto non dice niente. Angelo non dice niente, passano i mesi. Non si sa che bisogna fare. E questa non è la prima volta che succede in un testo sacro una cosa simile. Quasi quasi il biografo fa un accostamento alle nozze di Cana, quando Gesù è lì, sta alla festa, finisce il vino, che facciamo? Gesù non fa niente, ma Maria la madre a un certo punto interviene e gli dà la spinta per iniziare. E anche in questo caso alcune famiglie vanno ad Alipto perché vorrebbero che Angelo, a quel tempo si facevano i matrimoni combinati, quindi vorrebbero che Angelo si imparentasse, sposasse qualche figlia di qualche famiglia di Furci o del contado. Però ad Alipto tergiversa. Angelo non dice niente, ma a quel punto, purtroppo, come succede nella vita, ad Alipto cade in disgrazia, cade malato, è in punto di morte. E ad Alipto chiama suo figlio. Attenzione a questo passaggio perché è importante. Ad Alipto chiama a sé suo figlio, Angelo, e gli racconta in punto di morte il sogno di 18-19 anni prima. Gli racconta di San Michele, gli racconta anche di Sant'Agostino. Quindi gli dice che, in teoria, gentilmente glielo dice, in teoria, se tu vuoi, perché il biografo dice, non insiste, se tu vuoi dovresti seguire quella strada, ma solo se tu vuoi. Angelo rimprovera il padre, benevolmente, anche perché il padre stava morendo, e dice, papà, perché non me l'hai detto prima? E il padre gli risponde, perché io volevo che tu fossi libero di scegliere. Il biografo, riportando questo aneddoto, che cosa ci fa capire? Che Dio ha fatto un progetto su quel ragazzo, Angelo, e quindi su ogni uomo. Ma il progetto di Dio non è obbligatorio, poi da svolgere. È l'uomo che sceglie. L'uomo può scegliere se accettare oppure no il destino, la strada che Dio gli ha tracciato. E in quel caso però Angelo da Furci aveva scelto già lui, aveva scelto in maniera ragionata che quella doveva essere la strada, diventare un agostiniano. Quindi è una scelta consapevole. La scelta di seguire la strada tracciata da Dio è una scelta consapevole, ragionata da Angelo. Il padre ad Alipto muore. La vita va avanti, la natura ha le sue regole. Il padre muore comunque, così come muore anche San Giuseppe. Gesù non fa niente per salvare Giuseppe, perché la natura è quella. Così succede pure ad Alipto. Angelo non va via. Per alcuni mesi, anzi per un anno, rimane a casa perché deve gestire il patrimonio di casa, deve assicurare la dote per le sorelle, quindi vuol dire che dopo Angelo sono nate altre sorelle, e quindi lui assicura la dote e dopodiché rinuncia a tutto e parte. Dove viene? Dove va? Va a Vasto, viene qui, dove ci troviamo adesso. Qui c'era il convento agostiniano di Vasto.
di recente costruzione, e Angelo viene qui a studiare, ad approfondire, vuole diventare un monaco agostiniano. Quindi impara gli scritti di Agostino, approfondisce ancora di più l'arte della retorica. Ma l'unica cosa che, dopo questi 5 anni di studio qui a Vasto, inspiegabilmente, non si sa come, non si sa perché, Angelo, come era consuetudine di quel tempo, potrebbe andare, se si è distinto in questi 5 anni, come succedeva agli altri monaci, dovrebbe andare in un altro monastero, un altro convento agostiniano, magari in qualche centro studio importante dell'Italia, per continuare gli studi. Ma lì andavano soltanto quelli proprio esemplari. Evidentemente Angelo era uno di questi. Solo che inspiegabilmente Angelo va a finire a Parigi. Sicuramente c'era qualche contatto, perché non è che dal convento di Vasto poi vai a finire a Parigi, magari più da Napoli. E vabbè, Angelo evidentemente è forse esemplare, magari si distingue un po' di più, qualcuno viene a conoscenza di questo e lui va a Parigi. Ora, perché Parigi è importante? Perché Parigi a quel tempo, vi era un'università di teologia di fresca costruzione in realtà, ed era molto importante. In pratica era il centro della cultura europea. Tutti i grandi filosofi e teologi di quel tempo erano a Parigi. E Angelo arriva intorno al 1271, forse 72, a Parigi, quando insegnava ancora, per un ultimo anno ancora, Tommaso d'Aquino, San Tommaso d'Aquino, che è stato più grande, uno dei più grandi filosofi medievali di quel tempo. Ora, questo Angelo, quando arriva a Parigi, immaginate anche qui il viaggio, diverse settimane per arrivare a Parigi, arrivi a Parigi, non sa dove andare, e viene introdotto in un convento agostiniano che era stato edificato nel 1259, 3 anni dopo che la nascita dell'ordine degli agostiniani, da un certo Lanfranco di Milano. E in quel momento, negli anni 70, a capo di quel convento vi era Egidio Colonna. Era un ragazzo, pochi anni più grande di Angelo, una decina di anni più grande di Angelo, che fa amicizia con questo Angelo. Egidio Colonna, detto Egidio Romano Colonna, è stato uno tra gli agostiniani più proliferi a livello di libri, di scritture, scrive tantissimo. Era stato assistente di Tommaso d'Aquino, insegnava all'Università di Parigi. Era un grande personaggio e fa amicizia con questo Angelo. Angelo diventa un discepolo, ma molto amico in realtà di questo Egidio. E così Angelo ha modo di studiare, di approfondire, di incontrare diversi maestri provenienti da tutta l'Europa. Al termine di questi 5 anni, Angelo diventa sacro lettore. Significa che Angelo potrebbe, nella teoria e anche nella pratica ovviamente, poter andare nei centri di studi degli agostiniani disseminati in tutta Europa o in Italia, leggere, che significa il sacro lettore, leggere i testi del Nuovo e Vecchio Testamento e commentarli. Però Egidio Romano non vuole che lui si ferma lì. Angelo prosegue altri 6 anni di studi, altri 5 anni di studi per diventare bacigliere, che potrebbe essere più o meno un docente, ricercatore, professore associato di oggi, no? E quindi insegna, dovrebbe in teoria insegnare nell'Università di Parigi. Ma il generale degli ordini degli agostiniani, Clemente da Osimo, ricordatevi questi personaggi perché poi li ritroverete tutti quanti insieme nel 1888. Clemente da Osimo, altro grande personaggio, in fama di santità dell'ordine degli agostiniani, dopo la sua morte, ma in vita era un grande personaggio, un grande teologo, un grande intellettuale, un grande amministratore di questo grande ordine degli agostiniani. Siccome ha bisogno di persone capaci che vadano nei centri studi agostiniani, europei e italiani, siccome la regola diceva che per diventare magister
cioè il titolo più alto, doveva insegnare a Parigi. Però lui, anche per ottimizzare le risorse, diceva: poi in questi 5 anni vai a insegnare nei centri studi italiani, nel tuo caso. E quindi Angelo va a parlare, va a predicare la parola di Dio a Napoli, a Roma, a Firenze, a Bologna, a Padova. Si sposta in continuazione e dopo ritorna a Parigi, supera una sorta di concorso, diciamo così, e diventa poi magister. Tutto questo avviene quando lui ha intorno ai 35-37 anni. Ora Angelo da Furci è un magister agostiniano, è un maestro, è un uomo di grande valore. Si sposta per l'Europa? Beh, questo non lo sappiamo. Per gli studi agostiniani italiani, sì. Ma Clemente da Osimo ha in progetto per lui un qualcosa di specifico. Lui è di Furci, quindi appartiene, o meglio, è di Vasto, essendo il convento, il suo primo convento, appunto a Vasto, nella provincia agostiniana napoletana. E quindi Angelo viene inviato come sacro lettore a Napoli, a Sant'Agostino alla Zecca. Quindi lui insegna, quindi lui commenta, ma soprattutto lui predica la parola di Dio. Questa è una cosa importante. Lui predica e la biografia ci presenta un personaggio che con la parola andava a toccare, andava a spogliare, andava sostanzialmente a sguarnire le difese di quelli che si opponevano, che resistevano a questa parola di Dio. È il sacro lettore di Sant'Agostino alla Zecca, però si trova a Napoli, la Napoli angioina, forse il momento più forte di Napoli. Napoli, città potente dal punto di vista politico, sociale, economico, siamo nella Napoli angioina di inizio 300, e trovarsi a Napoli era importante perché si entrava in contatto con gli ambienti di Roberto d'Angiò, in primis il re Roberto d'Angiò, grande condottiero, grande politico, grande uomo di cultura, e intorno a sé tutta una schiera di uomini. Evidentemente Angelo era conosciuto proprio per questo, forse qualcuno della corte conosceva, seguiva Angelo, altrimenti non si spiega che la diocesi di Acerra e la diocesi di Melfi scelgono a un certo punto Angelo quale vescovo delle rispettive diocesi. A quel tempo non è che si diventava vescovi così, neppure adesso, però a quel tempo il vescovo aveva un potere non solo spirituale, anche politico. Quindi perché scegliere Angelo da Furci? È una domanda che a noi poco ci interessa, perché Angelo rifiuta sia di diventare vescovo di Acerra e sia di diventare vescovo di Melfi. A lui interessa predicare la parola di Dio, a lui interessa stare in mezzo alla gente e convertire. E se non riesce a convertire, ma la parola di Dio può dissetare però coloro che sono nel tormento, poi il tempo e Dio stesso ci penseranno a convertire. E Angelo questo vuole fare. Ma Clemente da Osimo ha bisogno di lui. Ha bisogno di lui perché Roberto d'Angiò, nel frattempo, è un personaggio un po' ambiguo, un po' particolare, grande intellettuale, anche lui, però non ha molto tempo per studiare, perché, come vi ho detto prima, politico, condottiero. Roberto d'Angiò vuole riunire a Napoli tutta l'intelligenza europea, un po' come Parigi, nella sua corte. Siamo all'inizio 1300. Il XIII secolo, 1200, è stato l'epoca dello scontro, anche dal punto di vista intellettuale, tra il papato e l'impero. E quindi nel 300 le cose dovrebbero andare meglio, no? Abbiamo il papato, l'impero e i regni. E quindi anche i regni hanno la loro... Penso al regno di Francia, per esempio. E quindi quando c'è lo scontro con il papato si attacca la chiesa, la ricchezza, si attaccano, ecco, alcuni errori, no? Dell'uomo, non tanto della chiesa, però all'interno della chiesa sono uomini, e quindi si attacca questi aspetti. E allora Roberto d'Angiò che fa? Fa venire a Napoli
tutti i dissidenti, tutti coloro che criticavano la Chiesa, penso agli spirituali, all'interno dell'ordine francescani, i frati minori, qualcuno non è a favore di certi atteggiamenti, vengono condannati allora dai papi, e allora i spirituali dove devono scappare? Nel regno di Napoli. Angelo Clareno, per esempio, un personaggio considerato anche eretico da alcuni, se ne scappano nel regno di Napoli. Tanto Roberto d'Angiò li accoglie, ma nel contempo Roberto d'Angiò accoglie anche quei personaggi che invece difendono la Chiesa. E la biografia di Angelo da Furci dice che proprio questo Angelo viene scelto da Clemente da Osimo quale provinciale degli agostiniani del regno di Napoli, quindi il capo, no, il referente della provincia agostiniana di Napoli, proprio per le sue qualità, le sue caratteristiche e la sua determinazione ad essere defensor fidei, difensore della fede. Ma è chiaro che Clemente da Osimo vuole che alla corte partenopea vada una persona di grande valore, di grande conoscenza, che sappia reggere il confronto con i maestri dissidenti. E Napoli era una grande città, centro proprio di dibattiti. E quindi questo fa Angelo in quegli anni. Noi non dobbiamo pensare che in quegli anni Angelo chissà cosa potesse fare, perché la mente dell'uomo quella pensa. Angelo magari si mette a fare i miracoli, Angelo si mette a fare delle grandi opere. No, la biografia ci dice che Angelo predica e converte. D'altronde, 1300 anni fa, qualcun altro pure si aspettava che quel Gesù portasse con sé tutte le legioni per combattere i romani, i giudei, eccetera. Ma no, se in Cristo la grandezza è proprio l'infinita semplicità. E così fa anche Angelo. Angelo non fa altro che predicare. Predicare e convertire, utilizzando la parola di Dio, che, come disse San Girolamo, è la sostanza di nutrimento dell'anima. Questo fa Angelo in quegli anni e converte. C'è un aneddoto bellissimo, ma che non appartiene neanche alla prima biografia di Angelo. Più tardi si racconta che Angelo a un certo punto va a Furci e predica e parla di Dio. Qualcuno dubita, c'è sempre qualcuno che dubita, l'uomo è fatto per dubitare e il dubbio serve, però in quel caso qualcuno dice: io poco ci credo a quello che dice quest'uomo, se fosse vero dovrebbero fiorire gli aranci. E subito in quel momento, che non era tempo di fioritura di aranci, fioriscono gli aranci ai piedi di Angelo mentre parla. Aneddoto, simbologia, la fioritura. Che simbolo è la fioritura? Simboleggia la parola di Dio che dà i suoi frutti. E i frutti sono sostentamento per l'anima, ritornando al discorso, alle parole di San Girolamo. Vedete? Quindi anche questo aneddoto ha una simbologia. Poi c'è un'altra cosa importante. Angelo, sul finire della sua vita, si è fatto tantissimi discepoli e molti di loro vorrebbero che lui scrivesse qualcosa, il che significa che Angelo non scrive e non ha tempo per scrivere, perché deve predicare, perché deve stare in mezzo alla gente. E però si insiste. E allora Angelo è costretto, amorevolmente ovviamente, a lasciare i suoi commenti, alcuni suoi commenti, e sono una serie di sermoni e soprattutto un commento alla passione di Cristo tratto dal Vangelo di Matteo. E Angelo, così fatto questo, muore nel 1327. Dopodiché, questi scritti che fine fanno? Ma nel 300 si dice che lui è un grande teologo, come ho detto prima, un grande predicatore. Solo nel 400 si comincia a menzionare che lui è stato anche scrittore. Quindi ce lo dice la biografia, ma nel 600, però nel 400 qualcuno già ci dice che lui è stato scrittore, e questi scritti si trovavano nel convento di San Giacomo Maggiore a Bologna e a Sant'Agostino alla Zecca a Napoli. E queste notizie ci arrivano dal 500, dal 600, dal 700, fino al 1940, si insiste ancora a San Giacomo Maggiore.
Allora qualche anno fa io mi sono recato a Napoli intenzionalmente a fare queste ricerche e a Bologna sempre a fare queste ricerche. A Napoli non è stato possibile trovare nulla. Angelo è rimasto a Napoli, il corpo di Angelo è rimasto a Napoli fino al 1808. Dopodiché sono arrivati i francesi, hanno fatto le soppressioni monastiche e a quel punto la comunità di Furci è andata a Napoli. Ai francesi non interessava nulla, avevano provato più volte a chiedere il corpo di Angelo. Ma gli agostiniani a Napoli gli hanno sempre detto di no. Adesso c'erano i francesi, gli agostiniani non c'erano più e quindi le autorità locali acconsentono e il corpo di Angelo torna a Furci. E gli iscritti? E il convento di Sant'Agostino alla Zecca? Mi sono recato nei diversi archivi e biblioteche di Napoli. In modo particolare in un paio di archivi ho trovato delle platee che sono dei libri grandi, diversi volumi del 600, che elencavano tutti i beni di Sant'Agostino alla Zecca. E quando io comincio a sfogliare vedo che queste platee non sono fatte su fogli di carta, ma su pergamene del 200 e del 300 che potevano riguardare il periodo di Angelo da Furci. Però sono tutte cancellate, ci hanno scritto sopra nel 600, nel 500. E l'archivio degli agostiniani di Sant'Agostino alla Zecca è stato toccato anche dai soldati francesi. E spesso, quando arrivavano i soldati francesi, ma anche altri soldati, utilizzavano i pergamene per metterci la polvere da sparo. Quindi voi immaginate quanta storia, quanto patrimonio culturale è andato perduto. Però poi immaginate anche incendi, ruberie. Quindi degli anni di Angelo da Furci a Napoli, a Sant'Agostino della Zecca, non è rimasto nulla, perché tutto è stato distrutto o disperso. E quindi anche quel manoscritto, e quindi anche quegli scritti, chissà dove sono andati. A Napoli non si trova più niente. E a Bologna invece, sono andato pure a Bologna. A Bologna c'è un mistero, c'è una curiosità. Negli inventari del 400 e del 500 c'è questo libro, no? Questo manoscritto in cui si parla dei sermoni fratti dal Beato Angelo e questo commento alla Passione di Cristo. Lo troviamo in tutti i secoli. Però anche lì arrivano i francesi. Arrivano i francesi e 1300 volumi della Biblioteca Torelli di San Giacomo Maggiore vengono tutti a confluire, quelli che si salvano, nell'archiginnasio, la biblioteca comunale, diremo così, di Bologna. Ma possibile che tutti i libri vanno lì, tranne uno? In quella biblioteca, ancora oggi, esiste di tutti i libri dei vari inventari, dei vari secoli, un solo libro che, guarda caso, parla dei sermoni di un agostiniano, di un magister agostiniano e un commento alla Passione di Cristo. Ma non è scritto che è del Beato Angelo. Anzi, colui che scrive, colui che copia, dice io sto copiando, siamo sul finire del 300, e sto copiando, copia in volgare, non in latino, sto copiando un'altra opera scritta da un magistro. Non si capisce se è scritta o sotto dettatura, perché Angelo da Furci probabilmente, sicuramente avrebbe scritto in latino, ma molto più probabilmente avrebbe dettato il latino, perché non è detto che scrivevano direttamente. Spesso avevano degli allievi, dei discepoli che scrivevano in latino. Però c'è un problema: quando c'è il riferimento all'autore di quel contenuto, che è un magistro, che è un agostiniano, a un certo punto, quando c'è il nome, quel nome viene cancellato. In cinque occasioni viene cancellato. In una però, sia avanti che dietro, tra l'altro, quindi è impossibile capire chi era l'autore, ma tranne in un punto viene cancellato, ma rimangono le ultime due lettere, la L e la O. Potrebbe, effettivamente, come spazio ci saremmo pure per la parola ma Angelo, però noi non lo possiamo dire perché non lo vediamo, quindi attualmente noi non possiamo avere una certezza nel dire di sì, ma neanche nel dire di no, perché il commento al Vangelo è quello di Matteo, perché i sermoni sono fatti da un agostiniano e sono di un magister vissuto molto prima però del 1300, di fine 1300. Ecco, tutti questi elementi ci possono far ricondurre effettivamente
ad Angelo da Furci, soprattutto considerando che tutti i bibliotecari di San Giacomo Maggiore ci descrivono in tutti i secoli quel volume che ancora oggi si trova lì, di cui non abbiamo più la copertina perché è stata strappata, è stata ripristinata nel Settecento. Quindi io ho preso questo manoscritto e l'ho analizzato, l'ho studiato. È un commento alla Passione di Cristo molto partecipato. Cioè, chi scrive, chi ha voluto utilizzare quelle parole, chiede al lettore, chiede all'uditore, al pubblico, chiede di partecipare al dolore di Cristo in quel momento. Anzi, in molti casi è la Madonna che si rivolge al lettore esortandolo a partecipare a quella sofferenza, a partecipare alla sua sofferenza come madre. È quasi un testo teatrale sostanzialmente. E poi ci sono questi sermoni che invece sono rivolti a un pubblico religioso, e quindi ci sono tante citazioni, e comunque anche lì citazioni riguardanti il periodo natalizio, quindi sono sermoni del periodo natalizio e il periodo pasquale, della passione soprattutto. E chi ha scritto, chi ha voluto scrivere quel testo, chi ha appoggiato su quel testo quelle parole, chi ha voluto che quelle parole tramite un copista in lingua volgare rimanessero ancora oggi a noi, ecco, ha voluto far questo. Cioè l'autore di quel testo ha voluto che nella contemplazione delle Sacre Scritture la nostra anima potesse cibarsi appunto di quella sostanza essenziale che è la parola di Dio. Ecco, questa è stata la vita di Angelo da Furci, testimone della parola di Dio. Grazie a tutti. Professore, qui. Naturalmente grazie, e per dirti il nostro grazie, da una persona affezionata al Beato Angelo, è stata commissionata questa litografia da un artista vastese che è Pier Canosa, dove ha sintetizzato la storia che tu ci hai raccontato così chiaramente e in modo così eccellente. Il Beato Angelo, naturalmente, con il simbolo delle arance, i genitori, San Michele Arcangelo, il maschio angioino di Napoli, la cupola del Sorbonne di Parigi, la facciata di San Giuseppe qui a Vasto, Cornaclano, qui Furci, e con la pianta di Furci. È veramente molto bella e significativa. È un modo per dirti grazie, e grazie soprattutto per questo lavoro vissuto e per quello che ogni volta ci trasmetti del Beato Angelo. Grazie, auguri. Insomma, è emozionante, perché insomma, Angelo da Furci per me è stato importante. Io mi ricordo sempre quando stavo facendo la tesi dottorato, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, sinceramente io, per me era difficile farlo, non pensate che per me era facile. E allora idealmente ogni mese mi recavo a Furci e consegnavo, idealmente, io racconto sempre questo, il lavoro che facevo ad Angelo, e gli chiedevo di guidarmi nello scrivere, nel cercare, e così come ogni volta quando parlo di lui, naturalmente. Angelo da Furci è un esempio, Angelo da Furci deve essere uno stimolo per tutti quanti, un'ancora di salvezza, è vero. Quindi grazie a tutti quanti e viva il Beato Angelo!
La terra di Furci è feconda. Don Domenico, un degno successore del Beato Angelo, guarda, lo diciamo in televisione.